Siamo oggi qui riuniti presso lo shooting range nel comune di Gifoni Vallepiana, Colle Maddalena, e questa struttura oggi ospita per la prima volta la commemorazione del 68esimo anniversario dello sbarco di Salerno, meglio conosciuto come sbarco di Salerno, 9 settembre 1943, sebbene da un punto di vista materiale, cioè da un punto di vista di tecnica militare, questo sbarco si verificò principalmente sulle spiagge della zona di Pestum, Licinella, Laura di Pestum, perché per il fondo particolare permetteva ai mezzi di sbarcare. Lo sbarco fu comandato, come si sa, dal generale americano Mark Clark, quello che poi venne anche a Salerno, in una città completamente deserta. Siamo qui, come dicevo precedentemente, perché a Salerno non esiste ancora, non si è ancora avviata bene quella che potrebbe essere una manifestazione costante, cioè il museo dello sbarco, che dovrebbe essere meglio organizzato e al tempo stesso potenziato, non perché le organizzazioni non mancano, ma perché questo dovrebbe essere meglio potenziato. D'altronde lo sbarco di Salerno può essere considerata un'anteprima dello sbarco ben più famoso, dello sbarco in Normandia del 6 di giugno del 1944. Lo sbarco di Salerno è conosciuto come Operazione Avalanche e prevedeva appunto di occupare nel migliore dei modi la parte meridionale della penisola e raggiungere poi le città più importanti del centro-sud, ovvero Napoli e Roma. Qui, come voi potete constatare, lascio quindi da un punto di vista piccola reminiscenza storica, quelli che sono alcuni reperti trovati nelle zone dove più si infuriarono i combattimenti tra le truppe alleate e i tedeschi, i quali in un primo momento non opposero resistenza allo sbarco, ma poi riorganizzati si presentarono, si fecero notare nelle retrovie, e quindi i combattimenti furono molto cruenti nella zona del tabacchificio di Battipaglia, come pure nella zona tra le colline di Altavilla, Albanella e poi anche verso la zona del Terminio. La guerra, si sa, purtroppo esprime il peggio dell'essere umano, ma le battaglie, la guerra, le competizioni a questi livelli comunque fanno parte della storia. E anche gli oggetti, le armi e tutto ciò che contraddistingue una guerra fanno parte della stessa e fanno parte della memoria storica, una storia che comunque qui a Salerno si è potuta, come dicevo precedentemente, evidenziare e al tempo stesso una tappa importante l'ha segnata. Tra questi reperti bellici si possono constatare schegge di cannone, pezzi di bomba molto probabilmente utilizzate dagli aerei inglesi e molte armi che sono state utilizzate in quel periodo di tempo, gentilmente offerte da un collezionista che tra l'altro è anche il gestore di questo centro, del centro shooting range, ovvero l'ingegnere Giovanni Ciccaroni. Se vogliamo dare uno sguardo a questi reperti, si possono qui vedere alcune munizioni, alcuni proiettili utilizzati appunto nello scenario bellico dello sbarco di Salerno. Abbiamo questa, che è una clips, come si dice, contenente 5 cartucce calibro 303 British, cioè l'arma d'ordinanza dell'esercito inglese. Questa invece è una clips 5 cartucce del fucile tedesco 8x57 in calibro, utilizzato dai modelli K98, e questa è una striscetta, una parte di striscetta di mitragliatrice tedesca MG50, MG42, sempre in calibro 8x57, un proiettile di mitragliera calibro 20 mm,
utilizzata appunto sempre dalle forze germaniche. Alcuni bossoli di cannone, quello è un elmetto Adrian, modello Adrian italiano, l'altro è un modello Fritz, meglio conosciuto come modello Fritz, che è il modello utilizzato in genere dalle truppe germaniche, soprattutto quelle di fanteria. Porta munizioni che venivano appunto ad essere utilizzate per portare non soltanto le cartucce per i fucili, ma anche striscette di mitragliatrice, e venivano appunto utilizzate dai cosiddetti serventi, cioè dai soldati che dovevano trasportare le munizioni da dove queste erano dove venivano custodite sui vari fronti, sui vari campi di battaglia. Volendo fare una panoramica di tutte quelle che sono le armi esposte qui in questa bacheca, troveremo vari fucili e molte pistole. Molte di queste sono state utilizzate appunto dai soldati, ufficiali e non, nel corso del secondo conflitto mondiale, e quindi non soltanto durante lo sbarco di Salerno, ma anche sui vari fronti che appunto hanno visto contraddistinto gli eserciti di oltre 44 paesi che sfortunatamente si sono fronteggiati tra il 1939 fino al 1945. Le fotografie che vedete qui esposte, anche queste vengono da una collezione privata e sono i primi scatti fotografici che sono stati effettuati proprio nella zona di Paestum, precisamente ai templi di Paestum, alla stazione ferroviaria di Paestum, sulle spiagge di Paestum, dove si possono notare alcuni mezzi da sbarco anfibi e non. E vedete anche i soldati americani che familiarizzarono con la popolazione locale, entrarono nei templi di Paestum. Si possono vedere qui il tempio di Poseidone, laddove appunto i soldati americani posizionarono una loro specifica postazione radio. Qui vi è anche una fotografia abbastanza importante, perché del 19 settembre 1943 vi è l'incontro tra il comandante delle forze alleate, generale Dwight Eisenhower, e il generale Mark Clark, che era il comandante della operazione Avalanche. Penso che questa manifestazione si rivolga non soltanto agli appassionati di armi, perché ne abbiamo parecchi oggi qui. Colgo l'occasione di dire che la giornata si caratterizzerà anche per la prima gara di tiro con armi ex ordinanza, cioè armi che sono state utilizzate nel corso dei vari conflitti belli.